Protesta contro la guerra in Ucraina e il Carovita, Rifondazione Comunista, ha fatto sentire la sua voce nel cuore del mercato di Viale Pepe a Pescara. Le parole del segretario nazionale Maurizio Acerbo. Innanzitutto va detto che il Carovita è cominciato prima della guerra e ha come genesi la speculazione che deriva dalla liberalizzazione, per esempio, del settore energetico. L'aumento delle bollette è cominciato che non c'era nessuna guerra in corso, questo deve essere chiaro. Il governo italiano doveva e deve intervenire bloccando gli aumenti dei generi di prima necessità, delle bollette e degli idrocarburi. Per questo noi siamo solidali con lo sciopero dei pescatori, come oggi anche con lo sciopero della scuola, perché quello che sta accadendo è incredibile. I costi della guerra vengono riversati sulle popolazioni. Va fermata questa guerra perché non è nell'interesse dell'Europa e del nostro paese, neanche degli ucraini, che vengono usati come carne da macello per una guerra per procura tra Stati Uniti e Russia. Va avviata una seria trattativa di pace. Invece l'Italia ha scelto, insieme al resto dei paesi europei, ma l'Italia soprattutto, di essere co-belligerante. Questo significa che stiamo facendo delle sanzioni che innanzitutto danneggiano la nostra economia e che produrranno dei danni enormi a livello di carestie in tutto il pianeta. Questa follia va fermata. Ma in Italia c'è anche una questione specifica nostra. Abbiamo i salari più bassi d'Europa, non abbiamo più un meccanismo di recupero dell'inflazione come era la scala mobile, che va reintrodotta, e abbiamo bisogno dell'introduzione di un salario minimo di 10 euro l'ora per fare sì che ci sia un livello retributivo decente che dia la possibilità di vivere a tutte e tutti.